Finalmente Lallo circosta. Facciamo posso i fighi. Dirlo? Facciamo i fighi. Beh, sai, Sandro, ho avuto tanti impegni, quindi finalmente ho avuto il tempo e il piacere. Non è vero, ma è bello siamo quando, sai mo. Quando toscaneggi sei forte. Ma sì, ma io ho origini toscane, il pane c'ho a Toscana io. Buonasera. Finalmente, buonasera a tutti. Insomma, finalmente ci incontriamo. Senti Lallo, io diciamo, non siamo mai stati su un palco insieme, però abbiamo calpestato le stesse tavole di tanti locali, i palchi di tanti locali, perché tu adesso sei ancora Lallo e i fusi orari. Sì, come no, certo. Ecco, io non ci sto più da tanto tempo, ma io stavo con i Fratelli della Costa e molti amici, in molti diciamo locali ci incontravamo, facevamo quando c'erano i locali, Sandro. Bello. Quando c'erano i locali, quando c'era la musica dal vivo. Sandro sta parlando dei tempi che si lavorava 3-4 volte a settimana e lo stipendio ce lo tiravamo fuori. Guarda, io dico soltanto, io ho fatto 2 anni con i Fratelli della Costa, abbiamo fatto in 2 anni, ero un po' l'economo e quello che insomma teneva un po' tutta le fotografie, le cose, la storia. Abbiamo fatto in 2 anni 310 serate. E c'era musica, c'era cultura, a Roma. Senti, si usciva. Ti faccio subito una domanda. Eccoci. Noi adesso, non so, fortunatamente, tu fai anche film, facciamo teatro, commedie, insomma facciamo un sacco di cose, ma quanto è stata importante la gavetta dei locali? La gavetta dei locali è tuttora importante, perché tu impari ad affrontare vari tipi di pubblico, a concentrarti con vari tipi di pubblico, perché il pubblico dal vivo non ti perdona. Il pubblico dal vivo, se ti devi dire, mi ricordo sempre un fatto meraviglioso, che arrivo su un palco in un locale romano ed ero vestito con una camicia rossa. Allora pesavo una 50ina di chili di più, Sandro, ero molto più rotondo da adesso, e dal pubblico parte uno: "Vai, fai il tasselle", cioè una cosa meravigliosa, io non me la scorderò mai, penso sia una delle battute più belle che abbiamo preso. Quindi questo è il pubblico romano. La gavetta è scuola. Che poi il pubblico romano è quello più difficile. Te l'ho detto, noi nascere e vivere a Roma, tu nasci e vivi in un set, quindi noi, il pubblico romano ha visto di tutto, visto e quindi tutto. Per stupirlo devi sapere stupirlo. Tu spesso racconti del poeta che diceva una frase che diceva bellissima. Cesare Pascarella diceva: quello che per voi antri è storia, per noi antri sono fatti di famiglia. E questo vale un po' per tutto. No? Senti, siccome io devo giustificare la chitarra, no? Come? Io mi ricordo una delle tante cose che facevate e che fai tuttora, penso, con Lallo Fusi Orari, però insomma mi fa troppo ridere quando tu fai la faccia da Pink Floyd. Sì, We don't need no education. Vediamo se mi ricordo le parole, se no la facciamo in inglese maccheronico. Tanto faccio riassunto. We don't need no control. Devi avere sta faccia arrabbiata, se non te viene. The Costa has in the classroom. Teacher little kids alone. Qua devi ancora. Hey, teacher little kids alone. Se no non viene, sai. Alone, just another break in the war. All alone, just another break in the war. Ci stanno delle cose che devi essere attivo. Senti. È stata la mia prima cassetta che comprai quando ero piccolo da un marocchino. C'erano i banchi sotto i portici di Piazza Vittorio. E mio padre, come al solito, dice: "Ma che sono sti drogati?" Una cosa, sì. Vabbè, queste sono le tipiche freddure proprio da anni 70 proprio. Sì. Ma che tutto contento. Anni 70 e inizio 80. Senti, ti faccio una domanda. A bruciapelo. Che ricordo c'hai del Talent Scout? Gli inizi, la vita. È la mia culla, la mia nursery, là sono nato e molti artisti e cantanti della mia generazione sono nati. Era Nicoletta Costantino aveva creato questa cosa, un sogno, per me era un sogno, perché c'erano eravamo 10, 12, 13 musicisti e tu cantavi con questa band potentissima alle spalle. E poi sì, perché non era, cioè non è che c'era il scaravolo, no, cioè, no, si no, saliva no. E c'era la band che suonava. No, per no, davvero, sempre so. Pieno. E poi frequentato dai cosiddetti VIP d'allora, no? Che ne so, là ci sono capitati tantissimi, così vado da Eros Ramazzotti, Annino Frassica.
a Francesco Nudi, Pino Daniele. Ma lo stesso Arbore attingeva molto, ha preso tantissime. Veniva tutte le sere quasi. C'era addirittura una trasmissione dove lui prese appunto, dunque mi pare che c'era pure Tiziana. No, guarda, Tosca, addirittura cameriere che faceva il corista. Sì, ti dico una cosa, che addirittura quando il leader del tale scout era Iramar, sì. Andorno, te lo dico, Andorno. Romanesco, ospiti alla quella trasmissione meravigliosa che Arbore fece, Doc, sì, bellissimo. Proprio la tale scout band andarono. Sì, fece, veniva molto spesso. E trovarti per uno dell'età mia, no? Col mio retaggio davanti a Renzo Arbore era un orgoglio per me. Infatti con là, Mescoprini, Frassica, e poi portò a Domenica Inn, certo. Nel 91. Era bello, era frequentato da questa gente qua. E poi si lavorava, sai, inutile che c'era dal martedì alla domenica. Sì. È vero, e io dico sempre che c'è stato un periodo, vabbè, magari questo è un po' antecedente, quando, perché era anni 80, ma insomma anche in quegli anni 90. Anni 80-90 si è vista una bella cultura. In quel periodo c'era un, non so, non l'accenniamo perché oggi siamo anche un po' stanchi, perché veniamo da delle prove, una giornata delle prove, ma c'è una meravigliosa sera dei miracoli, appunto, che... dove Lucio Dalla descrive una Roma incredibile, un affresco solo, bravo, al pensiero a me, bravo, già mi commuovo, perché proprio si descrive la Roma di quel momento, la gente nelle piazze, nei giardini, nei bar che usciva per andare a vedere questi concerti, c'era un fermento incredibile. Ci manca. Però senti, adesso a proposito di fermento, insomma, abbiamo parlato del Talent Scout, come hai cominciato via Talent Scout? Ah, bellissimo, andai con un mio amico che mi ricordo che neanche c'avevo i soldi per entrare. Perché il telescout si trasferiva a Fregene, al Capitanuccino d'estate si chiamava, l'attuale Miraggio, diciamo, no? E Nicoletta all'interno di sta band, di questo spettacolo, faceva l'angolo del telescout, che dava uno spazio a chi sapeva cantare del pubblico, ma non era karaoke, cioè tu andavi là, dovevi sapere le parole, oppure c'era il librone, mi ricordo, con le parole, e c'erano tutti i suoi cantanti, tra i quali Cico, che salutiamo, al quale mandiamo un nostro saluto lassù. E mi disse, cantai con le mani di Zucchero, a Fregene, sì, proprio bello. Oh yeah! Con le mani sbucci voi le cipolle, oh, me le sento addosso sulla pelle. Con le mani, con le mani, se vuoi puoi dire di sì. E là, pensa, Nicoletta non mi vide perché c'era da fare, me l'ha raccontato lei poi dopo, e quando in sede di rinnovo cast diceva, cioè, Cico, gli ha detto proprio Cico, credo, che se non ricordo male, dice, guarda, c'era un matto ciccione con una camicia a pua. Mi ricordo ancora, c'avevo sta camicia a pua, perché lui le disse la camicia a pua, e non mi ricordo, non c'erano i cellulari allora, non mi ricordo per quale strana magia, ma sono riuscito a trovarmi, e poi andai nella stagione invernale, ottobre-novembre, e mi prese all'interno del Senti, casa. Ma tu li hai cantato, giusto? Sì. Ma tu già le facevi le imitazioni? No. E come ti sono venute? Per magna. Scusa, cioè, ecco, adesso potrei pure spegnare la telecamera, devo stare che mi bellissimo. No, io ho mai fatto imitatore, cioè, in vita mia, cioè mi divertivo. Aspetta, scusami, facevo... perdonami. Cioè lui ha dato la tipica risposta da romano, sì, che tu gli dici, oh beh, ok, hai vinto, non me ne vado. No, ti chiama, guarda, dice, sai fare questo? Ma non lo sapevo fare. Beh, perché una regola importante, quando rimedi un lavoro, poi magari te devi subito aggiornare a notte, magari, certo, subito, io, ma mica gli sei matto a dire non so fa. Cioè, Lallo, ma tu sai fare Cassano? Ma come no? Non hai fatto Cassano in vita mia? E mi è venuto lì con l'aiuto degli autori, che saluto, Paolo Zigliani e tutti gli altri, Nino Taveri, mi ha aiutato molto Andrea Perroni, e mi è venuto Cassano. Poi dopo mi dico, ma scusa, ma mi chiama Italia 1, che me... poi è partito tutto. Ma così, senti, ma sei, ma adesso... ce l'hai dentro, no? Guarda, questo format ha una caratteristica, quella che io mi aggancio, io vado a braccio. Abbraccio. Allora adesso, visto che mi aggancio a una cosa che ti volevo chiedere, diciamo, confermo quello che dicevo, che un romano non deve mai dire che una cosa non la sa fare, oppure non gli dica che non la sa fare. Tu devi sapere che io il Barcarolo romano, canzone scritta dal meraviglioso, la madre di tutte le canzoni romane, scritte da Romolo Balzani, è il primo cantautore romano vero e proprio. Sì.
del quale dopo, se c'ho tempo, ti racconto pure un aneddoto. Insomma, praticamente io il Barcarolle Romano l'avevo eliminato dal mio repertorio perché è una canzone molto... E però vedo che la gente si lamentava. Una sera arriva un quattone di quelli proprio... Belli, antichi, come ci piacciono. Ciao, ammazza, sei gagliardo. Però non ha fatto il Barcarolle Romano. E là io, mentre tentavo di spiegargli perché, faceva bene, non lo sai fa. A un romano non gli dica no. Cosa Nasa fa, pure se Nasa fa veramente. Io so fare tutto. Insomma, a quel momento, non mi ricordo se io ho pure cantato anche, però da sera dopo ho detto, regà, Barcarolle si rifà. Ah, Sandro, senti, a proposito di... Stiamo scherzando. Non si dice, a proposito di Romolo Balzani, questa te la voglio raccontare che mi va. È bella, a me Balzani, piace. Balzani, quando ha cominciato, insomma, è uscito tardi, era povero, c'era una fame che su magnava. E lui raccontava che nelle serate in cui non riusciva a lavorare, che stava a casa, che lui tentava, dice, fammi andare a vedere se nella credenza ho lasciato qualcosa per sbaglio. E dice che l'unica cosa che ci trovava erano i sorci incazzati. Perché è vero. Senti, però l'arte è questa. Barcarolle, visto che io immagino che il tuo rapporto con Roma sia... Troppo pure. Sia meraviglioso. Sì, tutti mi dicono io troppo. E allora almeno, Roma. Visto che l'abbiamo Roma è nominata, vita. Visto che l'abbiamo nominata, tu fatta, nominiamo sempre Barcarolle, ma devi cantare. Sì, non lo so, bravissimo, come ha detto, faccio. E il Barcarolle va controcorrente. E quando canta le cose risente. Non so fai i ricordi che fate voi. Sì, è vero. Fiume che tu dà la pace. Come si è? Fiume boiaccia l'hai data tu. Finalino che non tutti sanno. Memoria spende giù solo per fiume. Così chi t'ama amore assieme a te. Questa è Roma col cuore, no? Se strappa il cuore e te lo tira. Senti, ma lo sai che c'è stato pure un altro cantautore che non è stato primo come il grande Baglioni? Mi piace perché se stiamo a fare proprio una chiacchierata proprio... Mi piace. Il grande Baglioni ha tinto molto dallo stornello e c'è una canzone. Un po' di lo sanno. Che lui ha scritto per grande Gigi Proietti. Già. E non tutti sanno che la sua ed è questa qua. E noi adesso ce la improvvisiamo, sì, proprio così. Ci importa. Me so mangiato il fegato e quello che c'è intorno. Amore un corno. E quest'amore utopico, sai che c'ho qua d'ambiato, c'avevo un bel lavoro e mo me sento un disgraziato. E sai che ci metto ad andar via, ma ormai chi me si vuole, ma ne manco mamma mia. A credere le favole, ammazza che tramvata, non gliela faccio più, mannaggia a te e a quando sei nata. Che cultura che ci abbiamo, e va difesa, va protetta. Eh sì. Forse dovrebbe un po' anche le istituzioni dovrebbero un po' aiutarci. Ma facciamo da soli, fidati. Sai, guarda, io in questo momento sono intrapreso un po' un cammino un po' strano che poi si saprà. Beh, ci sono degli angoli di Roma che non scopro niente, dove si potrebbero fare degli spettacoli incredibili. Ma cosa ho detto io? Palcoscenico a cielo aperto. Amo dirlo, è un palcoscenico a cielo aperto, è un set e non lo scopriamo noi. È Roma. È Roma. È Roma dannazione, perché tu vivi e nasci a Roma, quindi non ti piace nient'altro. Questo ce lo portiamo dentro pure il pubblico romano che ha visto tutto, quindi pretende. Però è Roma e va amata, va rispettata, va protetta. Questo senso d'appartenenza che ci accompagnerà fino alla fine è Roma. Senti, io in questo tramonto d'estate romano, proprio stiamo nel pieno dell'estate,
Beh, insomma, io me la so goduta. Io pure. Io sinceramente, io ringrazio, lo dico spesso, ringrazio tutti gli artisti che fino adesso ci sono stati e quelli che ancora ci saranno, però poi ti capitano queste cose tipo l'Aldo Fircosta che tu veramente, insomma, ma perché la gente dice, ma tu sei davvero così? Sì, sì, è un po' incazzato. Vi garantisco, a me piace. È così. Io sto bene solo sul palco. E lui è... altra grande cosa, grande verità. È un malessere, però è così. Lui ha usato un termine molto romano, cazzaro, però di solito i cazzari per quello che intendiamo noi sono quelli sì, dei cuore. Di cuore, sì, eh? No, il cazzaro quello là che sì, certo. Il cazzaro inteso come che si gode la vita, che si vorrebbe godere Roma sempre di più, come ce la siamo goduta nei favolosi anni 80 e 90, speriamo che. Senti, per chiudere mi è piaciuto troppo, rifamo quel finalino. Del Barcarolo? Voglio spendere giù solo per fiume. Senti che bello. Così chi t'ama amore assieme a te. Grazie Lallo, grazie di questo incontro di bello cuore. Stato, guarda che si è inventato. Dai, presto lo famo su un palco. Assolutamente, okay? Sì, assolutamente. Grazie sì. Lallo. Grazie.